a questa dolcezza. Alla fiera di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, che è una delle manifestazioni agricole più antiche d'Italia, non poteva certo mancare uno dei prodotti tipici più apprezzati della marca. Stiamo parlando di un formaggio, la Casatella Trevigiana DOP, che in questa edizione 2017, in programma dall'8 all'11 novembre, è stata protagonista di alcuni cooking show dedicati alla pizza. A condurre le presentazioni, il maestro Dennis Lovatel, vincitore di diversi premi grazie alla sua interpretazione di pizza gourmet. Le pizzerie gourmet, soprattutto nel Veneto, stanno uscendo in modo veramente strepitoso. In particolare la pizzeria da Ezio, che ci ha assistiti oggi, realizza con i prodotti del territorio delle pizze molto particolari. Sono pizze, lui le chiama, Dennis Lovatel, il pizzaiolo, le chiama Tonda Crunch, pizze che hanno un impasto molto delicato, molto croccante, e soprattutto pizze che valorizzano il territorio, come in questo caso con la Casatella Trevigiana DOP. Ho voluto utilizzare il radicchio, per cui ho utilizzato la radice, che è la parte sottoterra del radicchio, che è quella più amara. L'ho padellata con dell'olio e sale, poi ho utilizzato la mousse di casa, ho fatto una mousse con la Casatella DOP di Treviso per la dolcezza. È bianca la pizza, logicamente, perché la nota acidua della Casatella mi sostituisce la nota acidua del pomodoro e mi fa esaltare i sapori, diciamo, sopra. Poi ho inserito una pancia di maialino cotta a bassa temperatura, una chutney di radicchio fatta con il prosecco di Treviso, per cui anche quello riconducendo tutto il territorio, e poi dei ciccioli, che sono un ricordo anche di paesi di montagna come il nostro, che sono la cotenna praticamente essiccata del maiale. L'iniziativa organizzata dal Consorzio Casatella Trevigiana DOP in collaborazione con il Consorzio Radicchio Rosso di Treviso IGP e il Consorzio Prosecco DOP ha permesso di divulgare al grande pubblico la qualità di un formaggio che non ha nulla da invidiare alla classica mozzarella. È un formaggio del nostro territorio, e del nostro territorio intendo a 360 gradi, quindi dal foraggiamento del bovino fino al confezionamento del prodotto, e quindi è un disciplinare che ne regola assolutamente la produzione e ci garantisce la qualità, che poi troviamo in un formaggio molle, dalle caratteristiche nutrizionali con un alto contenuto proteico, un medio contenuto di grasso, ricchissimo di calcio, di vitamine e di minerali, che si presta molto da essere mangiato così, ma anche come farcitura nella pizza, come abbiamo visto oggi.